Ciao ragazzi e bentornati sul canale di Iron Manager. Come vedete c'è una novità, c'è un nuovo taglio di capelli. Alla fine, dopo alcuni anni, mi sono convinto anch'io a fare un trapianto di capelli. Sono andato dal migliore in Europa o al mondo, il dottor Feriduni. Per questo mi avete visto appunto passare dal Malta, quindi in Belgio, Rotterdam, e adesso mi trovo qui a Creta, in Grecia. Ovviamente adesso sono in una fase di recovery, ho dovuto sospendere gli allenamenti ancora per una settimana, poi ovviamente riprenderò, e questo chiude questa parentesi personale, tutto quello che dovete sapere su questo mio nuovo taglio di capelli. Oggi parliamo di un argomento che mi avete chiesto in tanti, più volte anche nel corso degli ultimi mesi, ovvero quali sono gli effetti del fumo sulla composizione corporea e soprattutto sul filetto, sulla massa muscolare. Ma quindi è vero che le sigarette fanno dimagrire? E questa è una credenza le cui origini sono molto interessanti, e per la creazione di un carosello che andrò a pubblicare sul mio account Instagram nelle prossime settimane ho fatto un po' di ricerca, anche andando a spulciare alcune delle grafiche pubblicitarie utilizzate appunto dalle multinazionali del tabacco per allineare i loro prodotti con l'estetica e tra cui anche la promessa di un corpo più snello. Effettivamente c'è in parte un po' di verità, nel senso che la nicotina contenuta nei prodotti a base di tabacco ovviamente ha un potere anoressizzante. Le aziende multinazionali lo sanno e ovviamente hanno cercato di associare questo effetto della nicotina proprio cercando di targetizzare le persone che erano alla ricerca di perdere quei 2-3 kg o comunque rimanere a un peso forma. E negli ultimi anni, anche secondo una ricerca dell'Università di Losanna, hanno aggiunto addirittura altre sostanze come l'acido tartarico e il 2-acetilpiridina proprio per aumentare quello che è l'effetto di soppressione dell'appetito di questi prodotti, per diciamo incentivare direttamente e indirettamente le persone a continuare a fumare o comunque a non smettere. Infatti una delle paure, delle preoccupazioni concrete, più serie anche, che vanno valutate, che devono essere considerate seriamente di chi fuma, è la paura, il timore di prendere velocemente peso una volta smesso di fumare. Ovvero quando mi smetto di fumare prendo 2-3 kg, quindi ci penso 2 volte a smettere, perché non voglio ovviamente rovinare la mia composizione corporea. E quindi questo tipo di atteggiamento, di mentalità, porta le persone a non smettere di fumare, proprio perché poi anche diciamo quelli che sono i rischi del fumo sono stati analizzati più sul lungo termine, o comunque si pensa che il fumo fa male, lo sanno tutti, lo sanno anche i muri, però i rischi sono sul lungo termine, quindi al momento non ci penso, accantono quel pensiero e continuo a fumare, perché la paura, il timore di prendere peso ovviamente è troppo forte e voglio evitare ovviamente questa ulteriore cosa. In realtà il problema è che ci sono effetti e rischi anche sul breve termine, che molto spesso non sono stati ovviamente presentati nel dettaglio all'opinione pubblica, e quindi in questo video andiamo a vedere quali sono gli effetti sul breve medio termine del fumo, dell'atto di fumare, soprattutto per chi fa sport o comunque chi è interessato anche a raggiungere una composizione corporea ottimale e a preservare massa muscolare. Uno degli aspetti sicuramente più interessanti, soprattutto per noi sportivi che siamo interessati all'ipertrofia, quindi alla costruzione muscolare, uno degli effetti a breve termine del fumo, che è stato chiaramente glissato e omesso dalle aziende multinazionali del tabacco quando appunto hanno associato i loro prodotti con il dimagrimento, è che sì, è vero che c'è effettivamente un'associazione tra il fumo di sigaretta e la diminuzione dell'indice di massa corporeo e del peso sulla bilancia, però in realtà quello che si scopre andando a guardare effettivamente le ricerche è che questa riduzione di peso non è tanto di tessuto adiposo quanto di massa muscolare. E chiaramente ovviamente il fumo va a ostacolare la sintesi proteica, che è quel processo che permette la costruzione muscolare, e a favorire invece quello che è il processo opposto, o quello di disgregazione delle proteine muscolari, ovviamente dato dall'infiammazione locale del tessuto muscolare e anche una maggior difficoltà del trasporto delle proteine a livello muscolare. Quindi il fumo non fa altro che ostacolare la sintesi proteica, che sappiamo deve prevalere sul muscle protein breakdown per avere un aumento della massa muscolare, quindi un effetto ipertrofico.
Quindi un altro effetto sul breve termine è il fatto che il fumo porta a un aumento del tessuto adiposo a livello addominale. Qua ci sono anche diverse ricerche che hanno mostrato che chi fuma circa 20 sigarette al giorno ha 7 cm in più di girovita e circa il 48% in più di grasso addominale. Ovviamente la riduzione della massa muscolare a livello addominale a causa del fumo provoca una sostituzione della stessa con tessuto adiposo. Il tessuto adiposo non fa altro che aumentare quella che è l'infiammazione localizzata, e ovviamente aumentando l'infiammazione andiamo a ridurre ancora di più la sintesi proteica e quindi entriamo in questo circolo vizioso dove gradualmente la massa muscolare viene sostituita da tessuto adiposo. Poi chiaramente ci sono degli effetti sul medio-breve termine anche per quanto riguarda la prestazione. Quando parliamo per esempio di forza assoluta, questo è interessante, la nicotina come la caffeina agisce da stimolante del sistema nervoso centrale e sembra quindi migliorare l'attivazione muscolare, però questo effetto di attivazione, di migliore attivazione è di piccola entità, è ovviamente sull'acuto, e se consideriamo la progressiva diminuzione della dimensione delle fibre muscolari, in particolare quelle di tipo 2, e il catabolismo generale dei fumatori, chiaramente sul medio termine un fumatore avrà meno forza, avrà una riduzione anche della forza assoluta. Infine, un effetto che è abbastanza scontato, comunque ci si può arrivare anche in maniera intuitiva, ovvero un aumento dell'affaticamento muscolare. I fumatori tendono ad affaticarsi più velocemente, infatti 2 fumatori su 3 sono inattivi proprio per la percezione di stanchezza e affaticamento muscolare ogni volta che fanno attività fisica, e questo ovviamente ha delle conseguenze parecchio deleterie per la nostra salute, perché sappiamo che più tempo rimaniamo inattivi più si riduce la massa muscolare, più aumenta il tessuto adiposo e quindi finiamo per avere sindrome metaboliche o comunque problemi di grave entità sul medio-lungo termine. Quindi perché è importante smettere di fumare e farlo ora piuttosto che pensare al futuro? Ovviamente non sono qui a fare la ramandina a nessuno, ma semplicemente a esplicitare anche quelli che sono gli effetti sul breve termine del fumo, soprattutto per noi sportivi o comunque chi è interessato al miglioramento della composizione corporea. Ecco, rispetto ad altri fattori di rischio legati allo stile di vita, al lifestyle, come per esempio non muoversi abbastanza o seguire diete yo-yo o comunque diete non bilanciate, il fumo crea dipendenza. Infatti la nicotina della sigaretta viene inalata e raggiunge il cervello in circa 9-20 secondi ad ogni inalazione. E quando raggiunge il cervello si lega ai recettori nicotinici e questi vanno a rilasciare dei neurotrasmettitori, fra cui la dopamina. Qui appunto forse il discorso dell'effetto anoressizzante delle sigarette. Ovviamente con il tempo il numero di recettori nicotinici aumenta e quindi innesca un processo di dipendenza dal quale diventa veramente difficile uscire, perché la dopamina ovviamente ci dà questa sensazione di benessere, di piacere, e se il fumatore non raggiunge questo benessere ovviamente si sente stanco, letargico, e quindi ha sempre bisogno di tornare alla sigaretta e tornare a fumare di più. Quindi smettere è importante, ovviamente vi ho dato anche delle motivazioni più legate al nostro mondo, ovvero il discorso della perdita della forza, il discorso della perdita dell'ipertrofia o comunque della massa muscolare, l'aumento del grasso adiposo a livello addominale e la perdita ovviamente di prestazioni della VO2max o della, diciamo, capacità cardiorespiratoria. Ovviamente smettere di fumare è importante, lo sanno anche i muri. Con queste motivazioni e col fatto di guardare anche a quelli che sono gli effetti sul breve termine, non solo sul lungo termine, dovreste essere più che convinti.